ragazze, ciao a tutte. Allora, mi avete in tantissime richiesto il video su come realizzare questi fiorellini. In realtà è una tecnica molto semplice, io li realizzo così, giustamente non sono perfetti, però vi mostro come li faccio io. Me ne porto più vicino qualcuna così che li vedete meglio. In realtà è semplice, c'è chi la chiama gel painting, realistic painting, wet on wet, quindi bagnato su bagnato, perché questi fiorellini si realizzano senza andare mai a polimerizzare. E principalmente dobbiamo solo andare a ricreare dei petali, poi aggiungiamo magari qualche sfumatura, qualche cosina se vogliamo abbellirlo noi, ma in realtà ci vuole veramente poco a farli. Quindi adesso vi mostro come andare a realizzare. Allora, io ho già opacizzato la tip. Potete andarne a creare in qualsiasi posto della tip, nel senso, vi faccio vedere. Il centro del fiorellino lo potete andare a fare dove volete, in questo caso è qua, in questo caso è qua sopra, lo potete andare a fare centrale, quindi che si sviluppa su tutta l'unghia, come assolutamente volete, non c'è alcun problema. Allora, dobbiamo solo andare a preparare la tip con delle sfumature. Io prima di tutto inizio con il nero per andare a fare il centro, quindi semplicemente prendo un pochino di colore nero e me lo vado a, in questo caso lo andremo a fare qua sopra, quindi vado come a creare il centro. Ok, in questo modo qua. Poi prendo gli altri colori che voglio andare a mettere. Io parto solitamente da un colore più chiaro fino ad andare al più scuro. Io adesso lo andrò a fare sulla tonalità dei rossi, quindi inizio con una sorta di arancione e lo vado a stendere tutto vicino qua. È importante capire la dose del colore, nel senso troppo colore vi farà un casino, nel senso che risulterà abbastanza disordinato, non vengono bene i petali. Poco colore al contrario invece può non creare le sfumature, quindi cercate sempre di andare a realizzare uno strato né troppo fine ma neanche troppo grande. Vado tutto intorno. In questo modo. E poi andrò a sfumare i colori tra di loro. Quindi potete anche non fare un cerchio completo, ma andare piano piano ad aggiungere colori, per esempio farne metà di un colore e metà di un altro. Adesso vado ad utilizzare un rosso. E per ultimo utilizzerò un bordeaux. Poi se vogliamo aggiungergli qualche sfumatura, nessuno ci vieta di farlo. Perché adesso vi mostro anche come andare a realizzare i petali. Ultimo colore che vado a mettere è il bordeaux. Allora, io ne ho messi tre, voi potete metterne assolutamente quanti volete, come più vi piace. Più colori ci sono, più i fiori avranno sfumature, quindi è anche più bello con più colori. Ok. Adesso quello che vado a fare è pulire il pennello e andare a sfumare i colori tra di loro. Questo modo qua. Giusto per non avere proprio un grandissimo stacco, ecco. Non devono essere sfumati alla precisione, perché tanto poi ci sarà sopra il fiore e non si vedrà molto. In questo modo qua. Sfumo. Basta, così. Vedete?
non sono andata a sfumare alla perfezione, ma giusto quel che mi serve. Adesso prendo un pennellino più piccolo. Io in questo caso uso questo, ve lo mostro. Non mi chiedete dove l'ho preso, ragazze, perché non c'è scritto nulla sul pennello e non ricordo neanche quanti anni avrà questo pennellino qua, però veramente non ne ho idea. E quello che vado a fare è prendere un po' di bianco, lo metto qua di modo che voi possiate vedere meglio. Prendo il bianco, sporco la punta e vado a realizzare i petali del fiore. Allora, io cosa faccio? Ne realizzo prima alcuni grandi e lunghi qua sotto e poi andrò a fare quelli vicini, come in questo caso qua. Vedete, prima ci sono questo e poi dopo ho fatto gli altri, perché sennò risulterebbe piccolino sull'unghia, sulla tip. Quindi per cercare di usarla tutta, vado a fare in questo metodo. Quindi mi giro la tip per essere un pochino più comoda e inizio. Parto da qua, semplicemente in questo modo vado a tirare delle righe, come appunto a realizzare dei petali. Quindi prima mi faccio più o meno i petali, mi tengo distante perché tanto poi dopo in questo modo prendo un pochettino di bianco e li ripasso. Se poi voglio posso andare a prendere un pochino di un arancione un po' fluo e metterglielo un pochino, insomma le sfumature poi le vediamo dopo. Io inizierei prima col fare proprio i veri e propri fiorellini. Quindi realizzati i tre petali più grandi, volendo potremmo farne un altro che sbuca qua. Io vado sempre un pochino a pulire il pennello prima di poterlo fare. Vi zoom un pochino così magari vedete anche meglio. Scusate il porcile, ma la tip sotto è sporca. E quindi continuo così. Sporco un pochino la punta del pennello e vado. Bisogna essere abbastanza delicate, non bisogna schiacciare troppo, altrimenti ci portiamo via il colore. Semplicemente. Poi dopo, ragazze, non vi preoccupate che andremo ad enfatizzare le sfumature. Ok, abbiamo fatto i tre petali, diciamo così, centrali. Ora andiamo. Se vogliamo possiamo già fare qualche sfumatura, giusto qualche accenno. Io prendo un po' di arancione fluo, ne vado un pochino a mettere qua. Potete anche usare un po' di giallo, un po' come volete voi. Io uso principalmente dei colori che si abbinano tra di loro. Ora vado con un po' più di bianco, quindi carico di più il pennellino, vado a crearmi i petali, diciamo così, principali. Allora, inizio con quello centrale che verrà qua, più o meno lo voglio far andare tra questi due, quindi in questo modo vado proprio a ricreare i petali così. Poi dopo non vi preoccupate che andremo a ripassare e a perfezionare bene, perché più noi passiamo più si ricrea l'effetto petalo. Adesso ne vado a fare un altro qui, cercate di dargli un po' di movimento. E un ultimo piccolino che si vedrà
poco che spunta da qua, in questo modo qui. Quindi questa qui sarà la nostra base del fiorellino. Adesso io non faccio altro che andare a creare delle piccole piccole sfumature. Allora, i punti lucidi possiamo fare anche con il giallo senza alcun problema. Quindi vado a mettergli un pochino di giallo, un po' di... i colori fluo li accendono molto, quindi io mi prendo sempre, vedete, un pochino di colore fluo, sia un rosso sia un arancione. Potete usare i colori che volete, ragazze, l'importante è che siano abbastanza pigmentati, perché sennò non si vedrà molto l'effetto. E gioco così con i colori, nel senso, quello che secondo me sta meglio io lo vado a utilizzare. Non c'è assolutamente una regola. E in questo modo, ragazzi, vi assicuro che sono facilissimi da realizzare. Poi, ripeto, questo è il metodo che utilizzo io e che non deve essere per forza giusto. Io mi sono trovata a farli così, in questo metodo, perché li avevamo fatti anche al campus. E li facevamo bagnato su bagnato. Poi non è stata una cosa in cui ci siamo soffermate molto, ma più o meno. Il segreto, secondo me, è cercare di non schiacciare troppo col pennello, fare qualche petalino un po' più definito, vedete? E aggiungere colore se ci serve colore. Io di solito faccio più chiari i petali sopra e tendenti un po' al più scuro i petali sotto, però ripeto, sono gusti, ognuno lo fa come meglio crede, non c'è assolutamente alcun problema se volete farli tutti e due chiari, insomma, vedete voi, è bello anche per quello, perché non c'è una cosa giusta, bisogna solo andare a gusto di colori. Mettere un po' di giallo, perché sappiamo tutte che il giallo enfatizza comunque, viene usato come punto luce il giallo, no? Quindi andiamo ad utilizzare anche un pochino di giallo. Dove vogliamo. Vedete? E piano piano quelli sotto li lascio un po' meno definiti rispetto a quelli che stanno sopra. In questo modo qua. Poi pulisco leggermente il pennellino e vado in questo modo a sfumare un pochino qua, perché poi andremo a fare comunque i puntini. Quando sono soddisfatta mi fermo, io aggiungerei un pochino di bianco per dare un po' più di definizione solo a questi qua, in modo leggero leggero, non dobbiamo schiacciare. E aggiungo solamente un pochino di bordeaux. Un pochino qua. E sfumo. Ok. Adesso vado. Che ora vado con un dotter semplicemente e il nero, o potete usare anche un po' di giallo, io a volte li mischio, non c'è problema.
lascio qua, mi pulisco il guanto un attimo ragazze. Quindi prendo un dotter e vado a ricreare i puntini con il nero. Dopo aver rifatto quelli col nero, un pochino andando anche sui petali un po' sparsi, possiamo anche aggiungerne qualcuno con un pochino di giallo, insomma quello è proprio al nostro gusto, qualcuno qua e là, in modo sparso, proprio come viene, diciamo, non deve essere in modo ordinato, anzi. E solo ora che abbiamo finito mandiamo in lampada. Ed eccole qua tutte qua le tip finite. Io spero che abbiate capito bene il metodo. Non vi preoccupate se non vi esce la prima volta, perché è normale, dovete capire bene come funziona, quanto dosare la forza del pennello, è una cosa normalissima. Piano piano poi a continuare a provare vi uscirà. Infatti io vi mostro, queste sono le mie prime prove e sono schifosissime, ragazze. Vedete? Quindi non vi preoccupate se non vi esce subito. Piano piano, appena capite, vi usciranno meglio. E per qualsiasi domanda scrivetemi pure nei commenti, ragazze. Io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, anche perché me l'avevate richiesto in tantissime. E ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!